È stata davvero una festa il primo fine settimana della Winter Cup 2021, riservata alle categorie esordienti, pulcini e primi calci, organizzata da Audace, Bassa Parmense e Sorbolo, un torneo che vedrà protagoniste la bellezza di 90 squadre di calcio giovanile in rappresentanza di ben 26 società tra Parma, Reggio e Piacenza, che si daranno battaglia su tre splendidi impianti sportivi, quello di Taneto, quello di Trecasali e quello di Sorbolo, fino a febbraio, ossia alla data in cui riprenderanno i regolari campionati. I risultati, le classifiche e i prossimi appuntamenti di questa splendida manifestazione giovanile si possono trovare sul sito wintercup.pr.it. Sul campo di Taneto, nella serata di inaugurazione, erano presenti Angelo Bellacomo e Francesco Bigliardi della SD Taneto, padroni di casa, poi Tito Coffani, vicepresidente di S della Bassa Reggiana, tra gli organizzatori storici del torneo. Inoltre c'era Giorgio Riccò, direttore generale del Sorbolo, e ovviamente il presidente dell'Audace, Luigi Mavilla, vero motore di tutto, che ha commentato l'evento in questo modo. Io sono davvero contento di aver trovato nei colleghi di Sorbolo, della Bassa Parmense, del Taneto, dei partner fantastici per organizzare questa manifestazione che ha davvero raggiunto una dimensione che nemmeno noi ci aspettavamo. Abbiamo ricevuto il consenso di tantissime squadre, di tantissime società e spero davvero che grazie a questa manifestazione daremo la possibilità a tanti bimbi, a tanti ragazzi, perché le categorie vanno dagli esordienti sino ai primi calci, no? Daremo a tutti questi bimbi e questi ragazzi la possibilità di divertirsi durante tutto il periodo invernale in cui i campionati sono fermi, ed è sicuramente una bella opportunità anche per il settore giovanile dell'Audace, che ha la possibilità di mettere in campo tutti i suoi giocatori ma anche di far conoscere il proprio progetto in territori diversi a quello cittadino di Parma.